Oggi con il Carpi la prima delle due gare consecutive interne. Giovedì prossimo toccherà al Varese renderci visita e questa volta alle 18, essendo l'anticipo della Serie B. Ricordiamo ai tifosi e a chi volesse seguire i due incontri che la società ha adottato una straordinaria campagna promozionale. Acquistando il biglietto d'ingresso entro oggi si avrà diritto ad assistere gratuitamente anche al match con il Varese. L'unico modo per stare vicini alla squadra è spingerli alla vittoria. Vittoria che anche per Pillon, allenatore del Carpi, non è impossibile. Ascoltiamolo prima di Massimo Drago. Mister Pillon, alla vigilia di Crotone Carpi si va a sfidare una squadra giovane ma che sta facendo una grande figura in questo campionato. Ah, secondo me è la squadra che gioca il miglior calcio in assoluto in questa categoria. Ben allenata, gioca un gioco arioso, tutti i ragazzi giovani ma che giocano ottimamente, lo dimostra anche la posizione in classifica che ha. Il Carpi arriva da una vittoria rinfrancante in casa sul Trapani, una partita che ha portato punti importantissimi alla classifica e ha ridato anche un po' di morale alla squadra dopo gare in cui sicuramente non era stato raccolto in termini di punti quello che era stato seminato sul campo. Sì, hai detto bene, non avevamo raccolto per quello che meritavamo, meno male che sabato abbiamo vinto con il Trapani, una partita molto difficile contro un'altra squadra che gioca molto bene, perciò aver vinto vale doppio. Adesso però bisogna dare continuità dei risultati e cercare di fare risultato anche a Crotone. In città si respira già l'atmosfera del derby, ma ovviamente la testa della squadra deve essere tutta sul Crotone. Sì, sì, noi dobbiamo pensare a Crotone esclusivamente a quello, poi ci penseremo al derby. Massimo, la pressione psicologica conterà più per il Crotone o per il Carpi? Sì, però anche per loro con questa classifica così corta potrebbero reinserirsi nella corsa playoff. È normale che noi siamo contenti di viverla questa pressione. Sarebbe stato drammatico se avessimo dovuto vivere la pressione di squadre che si devono salvare. Quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, abbiamo la giusta concentrazione e la giusta mentalità per affrontare queste nuove finali. Una partita importantissima per noi, come pensi di affrontarli? Al di là di come pensi di aspettare il loro modo di interpretare sabato la gara? No, al di là del modulo è l'atteggiamento. Sicuramente dovremo avere un atteggiamento aggressivo, un atteggiamento che trascini la gente che ci viene a vedere e poi fare quello che sa, perché la squadra ormai ha una giusta e precisa identità. E se riusciamo ad essere tutti al 100% delle proprie possibilità, sicuramente faremo una grandissima prestazione. Cosa ti aspetti dal pubblico dopo la campagna promozionale del Crotone? Due biglietti al costo di uno. In pratica chi comprerà il biglietto entro sabato e vorrà farlo lo comprerà anche per il Varese. Cosa ti aspetti dai crotonesi? Ma mi aspetto l'esercita pieno, ho visto anche la città tappezzata dai ragazzi della curva sud che, come quelli della curva nord, che sono sempre eccezionali nell'incitare la squadra. Hanno voluto fare questa iniziativa nel tappezzare la squadra piena di manifesti. La città piena di manifesti, e quindi sicuramente è una cosa che fa onore e speriamo di vedere le sue uscite a pieno. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Ciao Massimo. Siamo sicuri che la concentrazione e la determinazione questo pomeriggio saranno la componente in più per continuare la scalata al secondo posto. Non è nostra consuetudine illuderci o tantomeno illudere qualcuno, ma il Crotone ha tutte le possibilità, naturalmente sfruttandole, per poter puntare alla promozione diretta. L'essenziale è cominciare oggi battendo il Carpi.